Si parla molto dello stato di abbandono di alcuni comuni come Roma, in particolare possiamo citarne anche altri, ma difficilmente si parla di Milano. Però non mi sembra molto meglio, avrete visto tutte perché girano le immagini sui social, la ventina di topi presenti in piazza San Babila, e non quindi in estrema periferia ma in pieno centro, sia ben chiaro, da condannare anche in estrema periferia, però l'immagine dei topi in centro a Milano dà l'idea del degrado che oramai è costante nella nostra città. Considerate anche che i topi sono stati trovati nella scuola materna di Via Verga in zona ticinese. Che cosa è successo? Che quella scuola materna non ha potuto aprire, con tutti i disagi che hanno avuto quindi i genitori, perché? Perché c'erano i topi. Cosa dice il comune? Abbiamo sentito qualche censura, ma va. Ha per caso risposto ai cittadini infuriati? Non ci pensa nemmeno. Insomma, in generale complimenti per lo spettacolo che date di Milano.